Anche quest'anno un successo favoloso per la didattica subacquea. Sì, guarda, abbiamo portato all'inizio i ragazzi che hanno già fatto il corso di snorkel quest'anno, che erano una ventina, e adesso abbiamo una fila abbastanza numerosa di persone che vogliono provare sia la parte di snorkel che la parte di nuoto pinnato, perché anche lì abbiamo introdotto questa ulteriore specialità. Sono tutti contenti, sono tutti molto interessati e quindi penso che la cosa potrà andare avanti sempre più in sicurezza, sempre più con attenzione ai ragazzi e logicamente ampliando anche alle varie disabilità e cercando di integrare più persone possibili. Come funzionano i vostri corsi? Allora, esiste una prima parte in piscina in cui cominciamo a insegnare l'uso dell'attrezzatura. Gliele facciamo conoscere, gliele facciamo provare, troviamo quelle che funzionano meglio per ogni persona. Dopo che hanno imparato questo, gli facciamo fare un po' di allenamento, un po' di fiato, gli insegniamo a fare anche il trasporto di persone infortunate e tutto per avere un po' di sicurezza e poi li portiamo in mare. In mare riprovano gli esercizi che hanno fatto in piscina e imparano a conoscere l'ambiente, vedono i pesci, vedono le onde, si portano degli amici o dei parenti e quindi anche lì cerchiamo di portare tutta la famiglia e fare divertire le persone il più possibile. Ricordiamo la vostra associazione, chi siete e come si può fare per contattarvi? Allora, noi facciamo parte della FIPSAS, la Federazione Italiana Sport, Pesca Sportiva e Attività Subacquee, siamo il Centro Subacqueo Mediterraneo Duilio Marcante di Camogli. Ci sono anche altre associazioni che vengono a darci una mano, come ad esempio la Vignocchi di Boccadasse, che ha portato molti istruttori estremamente preparati.